una sorta di piccola rivista. Secondo lei qual è il simbolo che meglio rappresenta questo quartiere, il luogo più simbolico? Il luogo più simbolico di questa porzione del territorio proprio. Ma in qualche modo è proprio questo palazzo, cioè, se vogliamo parlare di questa porzione. Sì, perché un po' per le ragioni che abbiamo anche, credo, presentato in questa in questo incontro di oggi pomeriggio, proprio perché il territorio in generale di Barriera di Milano è un territorio che ha una storia industriale, sono stati quartieri operai che hanno visto l'insediamento di molte famiglie, di molte di una popolazione prevalentemente operaia, ma anche proprio insediamenti industriali, quindi in realtà non è stato soltanto un quartiere abitativo, è stato un quartiere produttivo, c'erano grandi nuclei produttivi, tra questi l'ex CEAT insieme ai grandi motori, alla Incet, alla manifattura tabacchi, erano tra i nuclei principali di questa produzione industriale. Quindi l'ex CEAT, meno male, non è stata puramente semplicemente distrutta come è successo a gran parte degli edifici industriali, è stata riutilizzata in modo diverso con alcuni insediamenti abitativi, e però quest'ala appunto è diventata sede di momenti diversi di progettualità nella società presente, insomma, appunto, che sono stati assegnati al gruppo Abele e con le articolazioni che voi conoscete meglio di me, ai servizi sociali dopo l'insediamento più recente dei servizi sociali, della polizia municipale, dell'anagrafe e infine da pochi mesi della biblioteca. Quindi diciamo che è secondo me un simbolo della trasformazione, ma di una trasformazione che non perde le radici del passato, della memoria, quindi mantiene un legame con la storia che ha avuto. Secondo lei, qual è la caratteristica migliore e quella peggiore di questo quartiere? Quali sono i punti di forza e quelli di debolezza? Sì, qui per me è un po' difficile segmentare proprio questa porzione di territorio dall'insieme. I punti di forza sono, perché sono partiti da questi, sono secondo me quei legami che sono in gran parte proprio legati a queste antiche radici operai industriali, con lo sviluppo di una tradizione solidaristica, associazionistica molto forte, in cui appunto è valso il principio della solidarietà come nucleo fondante dei rapporti sociali, e è un interesse, insomma, di coinvolgimento verso tutto ciò che riguardava il contesto sociale. Chiaramente questo ha avuto un maggiore sviluppo, una maggiore manifestazione negli anni 70 e 80, e però per fortuna sono rimaste ancora profonde tracce. Un altro elemento di forza, direi, del territorio è rappresentato per esempio dalle scuole, in particolare le scuole elementari, soprattutto in parti medie, che anche qui hanno attualmente in corso un ricambio generazionale, quindi stanno probabilmente proprio in questi anni andando in pensione gli ultimi insegnanti che sono stati protagonisti di questa stagione. Ma le scuole hanno rappresentato un terreno fondamentale di sperimentazione, perché sicuramente c'era una prospettiva, sempre negli anni 70-80, della scuola come uno degli canali fondamentali dei processi di trasformazione e di miglioramento anche della società. Quindi l'idea è quella di, vediamo fermarci un attimo, l'idea fondamentale è proprio quella di
è stata, insomma, quella della possibilità di un cambiamento in positivo. Il cambiamento in positivo non si può avere sicuramente se non cambiando proprio i presupposti statici della società. Se chi nasce imparato, come si suol dire, è destinato ad avere un successo sicuro nella società, allora i giochi sono già tutti fatti e quindi non può che prevalere una ottica conservatrice, come mi sembra che di fatto negli anni 90 e a inizio nuovo millennio sia prevalso attraverso alcune figure simboliche come l'ex Presidente del Consiglio, ma attraverso un'ideologia che ha visto la ricchezza e il potere come valori assoluti da idolatrare e da imitare. Un percorso di trasformazione non può che vedere invece la possibilità che il cambiamento porti a un miglioramento delle persone che sono nate in condizioni di svantaggio, e quindi la scuola, da questo punto di vista, la scuola pubblica naturalmente, sono elemento centrale. La scuola pubblica è un elemento centrale di questo processo di trasformazione, di questa possibilità di cambiare lo stato di cose presenti. Terrei anche conto, ecco, che questo percorso è particolarmente significativo per un territorio in cui c'è una forte deprivazione culturale. C'è l'indagine della Caritas, che se non avete letto io vi consiglio assolutamente di leggere, Barriera Fragile, lo conoscete? Questa indagine rileva un dato impressionante, perché se in Barriera di Milano, cioè se nella circoscrizione, se nel suo complesso, la percentuale dei laureati è di 2,9% contro il 6,9% cittadino, che già è un dato non particolarmente elevato, Barriera di Milano, a cui questa porzione di territorio appartiene, è addirittura il 2,1%, quindi rappresenta meno di un terzo della media cittadina di laureati, che pure è già un livello mediocre a livello italiano, e sappiamo che il livello italiano è un livello mediocre ma basso rispetto al livello europeo. Quindi partiamo da un dato che è impressionante, e non credo che questo dato sia tanto riferibile a un processo di trasformazione sociale legato alla migrazione proveniente da altri paesi, e poi tornerei ancora un momento. Un altro elemento negativo che indica proprio questo stato di deprivazione socioculturale è il fatto che in tutto il territorio della circoscrizione, per esempio, della circoscrizione qui non solo di questo quartiere, non ci sia né una libreria né un cinema. Allora, cosa vuol dire? Che gli unici percorsi culturali che si possono proporre sono la televisione o altri fenomeni, insomma, in cui il pluralismo è ovviamente limitato o quasi inesistente. Tra gli elementi di contraddizione, quindi potenzialmente sia positivi che negativi, io inserirei appunto il fenomeno migratorio. Questo è un territorio che è nato per ospitare migranti. Erano migranti da altre regioni d'Italia, particolarmente forte è stata per esempio l'immigrazione dalla Puglia, ha contribuito molto forte in Baia di Milano, ma sono altre comunità, quella calabrese che è molto presente, o comunque chiaramente soprattutto dal sud d'Italia. Quella migrazione ha fatto fatica a elaborare una propria cultura comune, alternativa, ma attraverso le lotte sociali operaie degli anni 70, sicuramente ha ottenuto un risultato, che è stato appunto questo forte protagonismo all'interno della società, questa sensazione che non ci fossero questioni eminentemente private, ma che ci fosse appunto la